nuova ondata di casi di contagio da Covid-19 ad inizio autunno 2020. Su questa nuova fase del coronavirus è intervenuto il professor Giulio Tarro che, sostenendo l'inutilità di tamponare gli asintomatici, ricorda come la carica virale in questa nuova fase è inferiore rispetto alla prima fase, pertanto non possono essere più definiti contagiosi coloro che non presentano sintomi, secondo il dottor Tarro. Bisogna sempre tenere in considerazione di dare un limite al valore di questa risposta dei tamponi, che per principio da parte del suo scopritore, il professore Mullis, non è mai stato un test diagnostico, in quanto deve essere soltanto un test di ricerca. Tant'è vero che abbiamo, diciamo, notevoli problemi anche adesso, che c'è questa notevole percentuale, per così dire, di positività sui tamponi, che però, diciamo, di soggetti che sono, per così dire, senza sintomi. Per principio, anche suggerito dall'OMS, non dovremmo andare a tamponare chi sta bene. Mi rifaccio a quello che ha detto fin da gennaio la dottoressa Funkelkova, dicendo che appunto i cosiddetti asintomatici sono solamente dei fauci sintomatici all'inizio della malattia. In questo caso chiaramente sono soggetti contagianti, ma quando uno va a fare invece questo, in questa fase qua, in cui non ci sono queste le stesse cariche virali che c'erano in quella fase, per così dire, della nostra epidemia, ovviamente allora ci sono delle notevoli differenze. Oggi, diciamo, questi asintomatici non sono contagiosi. Non andiamo a fare i paragoni fra marzo e ottobre, ma facciamo i paragoni della prima parte di ottobre e di questa ultima parte di ottobre, nel senso che effettivamente prendiamo non un giorno a caso, un giorno che è stato utilizzato molte volte nei riguardi del marzo scorso, l'8 ottobre, in cui ci sono stati in particolare nuovi positivi 4.458 su 128.000 tamponi. Ebbene, il venerdì scorso eravamo praticamente al 23 ottobre con 19.143 ben positivi, quindi nuovi positivi, quindi praticamente si può dire quasi 5 volte in precedenza, e sono state annunciate pure il numero delle vittime, ben 91 decessi. Va bene, rispetto ai 22 però di quell'8 ottobre, praticamente non c'è nessuna differenza nella percentuale di letalità. 0,4 all'ora, 0,5 all'ora e 0,47 adesso. Come bisogna vedere allora come uno fa queste comunicazioni e l'importanza, ovviamente, che vanno analizzati questi dati. E questo è fondamentale, anche perché se uno allora spara, diciamo, queste cifre improvvisamente su 19.000 nuovi positivi, praticamente rispetto al numero di tamponi fatti, uno non considera in particolare che poi se dà anche le percentuali, così dire, di letalità sono diverse dal numero, diciamo, di per sé. È una malattia che noi sappiamo oggi come affrontare, noi sappiamo come praticamente curarla e guarirla, quindi sia ovviamente nella maggior parte, l'80% di casi, un banale raffreddore febbrile, sia eventualmente approfondimento della malattia fino al 4,7% dei casi critici, cui senz'altro deve essere fatta la siero della vita.